Oi oi, oggi vi faccio passare un brutto quarto d'ora, ma un bel venerdì ve lo prometto. Iniziamo con la musica che non vi accende gli animi, perché altrimenti voi già con gli ormoni a palla iniziate a diventare ingestibili. Ora vi do delle regole per questa puntata, visto che dobbiamo parlare ancora del signor Parabellum, che come la NATO mi ha provocato, perché io non gli avevo fatto nulla, mi stavo facendo i fatti miei e di lui mi ero anche dimenticato, cosa che mi riesce abbastanza facile visto il livello, a mio avviso, dei suoi contenuti, ma ha ritenuto di dovermi tirare per la giacchetta dicendo che sono ignorante su certe tematiche, dicendo che non so di cosa parlo e che dico puttanate scritto in maiuscolo. E io, purtroppo, come Putin, alle provocazioni rispondo con l'uso del mio arsenale. Quindi vi do delle regole, però ci sono delle regole molto ferree e invito i moderatori ad applicarle in maniera selvaggia. Se voi pensate di insultare, diffamare, dileggiare o qualsiasi altra cosa sia anche soltanto lontanamente violenta o sgradevole nei confronti del signor Mirko Campochiari, detto in arte Parabellum, o gli altri personaggi correlati a questa vicenda, io vi faccio nuclearizzare, bannare, seppellire per sempre dentro le pieghe più oscure del mezzo YouTube, questo ve lo prometto. Quindi state molto calmi, sia nei commenti in diretta, sia nei commenti poi che saranno sotto il video, che quando poi rimarrà disponibile. Quindi molto calmi, i moderatori saranno inflessibili, vi scarichiamo addosso tutta la nostra potenza di fuoco. Perché? Perché non serve. Non serve. Queste persone non devono essere insultate, queste persone devono semplicemente essere smontate, e ci vogliono pochi minuti, pochi secondi, con i loro stessi dati, con i loro stessi numeri. Loro dicono: io non dico pareri, non ho opinioni, ho solo dati, e noi gli mostriamo che non li sanno leggere, o forse che li leggono volutamente e consapevolmente in maniera sbagliata per alterarne il significato, perché delle due l'una, non c'è una terza via. Tertium non datur. O i dati non li sanno leggere, oppure li sanno leggere e da gran furbacchioni li leggono in maniera non conforme a quello che significano nella realtà. Adesso ci arriviamo a questa faccenda, ovviamente, ma prima di arrivarci vi ricordo che comunque anche oggi, grazie mille Sandro Pin, il Pantoprazzolo è sponsorizzato da voi ed è offerto da voi tutti. Io come solito non ho sponsor, il mio sponsor siete voi. Questo lavoro può andare avanti grazie ai vostri abbonamenti. L'abbonamento costa 1,99 € al mese, quindi un caffè e mezzo, e vi consente di accedere all'archivio completo del Pantoprazzolo, ma anche di sapere che state sostenendo il mio lavoro. Come al solito, da qualche giorno a questa parte, io vi creo sul mio sito web andrealombardi.blog tutte le fonti delle cose che dico. C'è ovviamente anche la puntata di oggi sul sito, 75 anni di NATO e fake news, con le fonti e le cose che discuteremo in questa puntata. Ne approfitto anche per dirvi che sul sito trovate molte altre cose, oltre agli articoli di approfondimento, che spesso vanno anche via newsletter, quindi mi raccomando, abbonatevi gratuitamente alla newsletter, ma trovate anche delle cose che io non pubblicizzo. Per esempio, una sezione del sito è dedicata a segnalarvi libri, film, documentari, ma anche video YouTube. C'è questo video molto bello che vi fa vedere il futuro dell'universo. Ecco, tutte queste cose io le carico sul blog e ve le segnalo in modo tale che possiate andare a recuperarvele. Per chi fosse curioso, poi vi ho messo anche una pagina dentro al menu altre cose dove c'è la mia attrezzatura. Per ora vi ho messo quella che utilizzo in studio, poi vi metterò anche quella che utilizzo quando sono fuori, quando sono in giro. Tutto questo per darvi, insomma, delle informazioni che magari possono esservi utili. Prima di iniziare vi ricordo l'ultima cosa importante per me, ed è questa: il sito www.nonhocapito.it, dove troverete dei bottoni, dove ovviamente c'è il bottone per andare sulla newsletter,
il bottone per seguirmi su Telegram. Mi raccomando, seguitemi anche su Telegram, perché lì vi do degli aggiornamenti su quello che faccio. Ma c'è anche un bottone alla mia lista Amazon. Ho recentemente aggiunto dei libri, quindi se volete, ma solo se siete già abbonati, perché è più importante l'abbonamento, solo se siete già abbonati e volete regalarmi un libro. Ho recentemente aggiornato proprio oggi la lista dei miei libri, ne ho aggiunti alcuni su cui mi piacerebbe fare delle puntate che riguardano la guerra fredda, e quindi se volete li trovate in cima alla lista. Bene, intanto io vi ringrazio ovviamente per essere qui, grazie mille Dogaressa78, molte grazie per l'abbonamento, e iniziamo la questione. Visto che oggi si festeggiano i 75 anni di NATO, come avete letto ormai da ogni parte, io direi che è arrivato il momento di cogliere questa fantastica occasione per smontare un'altra notizia falsa che purtroppo ho notato che molti continuano a ripetere. Io ho fatto diversi video che riguardano la NATO, la Russia, la guerra in generale, e mi sono accorto di una cosa. A un certo punto, in tante persone diverse hanno cominciato a scrivermi le stesse cose. Mi scrivevano le stesse cose su YouTube, mi scrivevano le stesse cose su Twitter, mi scrivevano le stesse cose per email, su Instagram, ovunque, ovunque. E poi ho capito perché tutti ripetevano le stesse cose come dei lemmings. Sapete, no? Quegli animaletti che il primo si butta nel fuoco e gli altri lo seguono, perché sono programmati così. Seguire il capo, anche se il capo si suicida. I lemmings. Queste persone che ripetevano a pappagallo questa cosa senza capirla mi hanno un po' preoccupato. Poi ho capito da dove arrivava. Questa è una fake news che è nata dal confronto, scontro, io direi agguato, che Mirko Campochiari, lo youtuber noto come Parabellum, ha teso al direttore di giornale Marco Travaglio. Grazie mille di Diego. Figuratevi voi, non mi sarei, grazie Edoardo, non mi sarei mai immaginato nella mia vita di prendere le parti e di difendere Marco Travaglio, che è un personaggio che non sopporto proprio. Non ne ho una simpatia, anzi ne ho una antipatia atavica, mi sta proprio sulle palle a pelle. Lo disprezzo dagli anni in cui, dall'inizio della mia carriera, perché lui è arrivato certamente prima di me, da sempre, da che ne ho ricordo, me lo ricordo con disprezzo. Ed è un po' un mondo al contrario, perché questi signori come Parabellum dicono che invece che Marco Travaglio sia stato il loro punto di riferimento e sono cresciuti con lui. Si vede, perché in effetti il metodo usato è quello di Travaglio, che non è Travaglio il puntiglioso che si basava sulle fonti quando ce l'aveva con Berlusconi, perché ha sempre usato questo metodo. Semplicemente prima eravate d'accordo con lui, adesso non siete più d'accordo con lui, ma non avete capito che Travaglio è sempre lo stesso. Il metodo Marco Travaglio è sempre quello: passare come un caterpillar sui fatti, su qualsiasi cosa. L'unica cosa che ho apprezzato di Marco Travaglio è il suo ultimo libro, quello su Israele e Palestina, l'ho letto ed è incredibilmente bilanciato, e quindi quello l'ho apprezzato. Per il resto, raramente io vedo Travaglio come qualcuno da difendere, e quindi insomma mi rode anche un po' doverlo fare, ma non è una difesa di Travaglio, è una difesa della verità. Ora, nell'arco di quella puntata fatta con Mirko Campochiari, detto Parabellum, che attaccava Marco Travaglio essendoselo prima studiato bene, è uscita fuori questa cosa, ve la faccio anche vedere, ed è la cosa che ripetono tutti mi vengono a dire: ma c'è un fatto che tu ci stai nascondendo, Andrea, perché non lo vuoi raccontare, non ce la vuoi raccontare tutta. Ed è un fatto oggettivo. La NATO, dagli anni 80, ha iniziato a spendere sempre meno soldi, a mettere sempre meno soldi in spese militari, in spese di difesa. Ora, ho scoperto che se dico spese di difesa qualcuno dice: vedi? Hai visto? Non sono spese per attaccare, sono spese per difendersi. Però io non voglio abbassare il livello
all'illetterato, quindi chiamiamo le spese per difesa e facciamo che ci capiamo tutti che si intende spese militari. Ora ci viene detto quindi: guardate che la NATO ha speso sempre meno soldi dagli anni 80, ha ricominciato a spendere di più solo dopo il 2014, quindi solo dopo che la Russia ha annesso la Crimea, e questo dimostra che la NATO non aveva alcun intento offensivo o provocatorio nei confronti della Russia. Quindi non è vero che la NATO ha provocato i russi, infatti ha speso sempre meno, e se avesse saputo di mettersi in una postura militare antirussa, certamente non si sarebbe fatta cogliere con le brache calate e avrebbe speso più soldi. Al contrario, i russi hanno sempre speso di più in spese militari. E questa cosa mi viene ripetuta a pappagallo da un sacco di gente. E all'inizio non capivo perché questa cosa che ho appena detto è fattualmente falsa. È proprio falsa per fatti. Cioè, nel senso, basta aprire un grafico delle spese militari e si scopre che non è vero che le cose sono andate così. Però ho capito da dove arrivava. Arrivava da un punto preciso nel confronto Mirko Campochiari, Marco Travaglio, dove peraltro Marco Travaglio manco ha saputo rispondere, a dimostrazione della preparazione di Marco Travaglio. Vi faccio vedere il grafico che hanno mostrato durante quella puntata, o meglio che Parabellum, lo youtuber Mirko Campochiari, ha mostrato a Marco Travaglio. Eccolo qui. Queste sarebbero, presuntamente, dice Campochiari, le spese militari della NATO a partire dagli anni 80, lui dice a parole dagli anni 80, ma in realtà è dell'89, no, sì, dice dell'89 anche lui. Quindi vedete che dall'89 le spese iniziano a calare, ok, calano, fino al 99, un po' prima, fino al 98, dove ricominciano a salire leggermente, ma lui dice in realtà non sono salite. È che il 99 in realtà è l'anno in cui entrano Polonia, Repubblica Ceca e Romania, mi sembra, nella NATO, e quindi aumentano solo perché entrano nuovi paesi. Ogni volta che c'è un aumento, in realtà è dovuto all'ingresso di nuovi paesi. Le spese in realtà diminuiscono fino al 2014, con la Crimea poi ovviamente le spese ricominciano a salire. Questo è il discorso. Anzi, facciamo così, facciamo di più. Vi leggo quello che dice a parole Parabellum Mirko Campochiari. Dice, l'ho messo anche tra le fonti della puntata, quindi posso farvelo anche leggere mentre ve lo leggo io. Volevo fare vedere al direttore come si arrivano a prevedere certe cose e soprattutto a intendersi se sia stata la NATO ad abbaiare alle porte della Russia o se sia stato viceversa, dice Parabellum. Io non guardo mai le dichiarazioni politiche, io guardo cosa avviene nei fatti, cioè come vengono spesi. Grazie Stefano Dal Lago. Io guardo i fatti, cioè come vengono spesi i soldi, chi si muove e dove vanno i mezzi. Questo è l'andamento della NATO negli ultimi 30 anni. Come si può vedere, le spese militari erano scese dall'89 fino al 2014. Poi, improvvisamente dopo la Crimea, ovviamente salgono, perché quando qualcuno fa qualcosa del genere, gli altri rispondono. Solita retorica parabellesca, per cui lui non dà giudizi o opinioni, lui parla di fatti. La sua è una verità con la V maiuscola, la sua è una verità incontestabile, perché è una verità basata sui fatti. E quindi chi è che si può permettere di contraddire chi parla per fatti e dati? Andrea Lombardi forse è un pazzo che cerca di contraddire chi parla con dati e fatti? Nel 2024 dire io parlo con dati e fatti a me ricorda quelli che avevano scritto sulla cintura Dio è con noi. Se Dio è con noi, chi potrà mai essere contro di noi? I dati e i fatti sono incontrovertibili quanto Dio, anzi più di Dio, visto che siamo nel 2024 e il metodo scientifico dovremmo averlo interiorizzato. Quindi i dati sono incontrovertibili, giusto? Perfetto, i dati sono però problematici, quelli che lui espone. Perché non so se qualcuno di voi se ne è reso conto, magari sì, lui a parole non lo dice mai, lui parla di NATO,
e infatti vi ho fatto leggere anche la citazione dove parla di NATO, però c'è un piccolo problema: i dati che mostra non riguardano la NATO. No, i dati che mostra non sono le spese militari della NATO. C'è anche scritto sul grafico. C'è anche scritto. Grafico 6, vedete, è scritto qua sopra. NATO Europe, grazie Andrea Sema. NATO Europe and Canada. Cioè queste sono le spese militari non della NATO nel suo complesso, ma sono le spese militari in valore assoluto, quindi in miliardi di dollari. Ovviamente... al netto dell'inflazione, nel senso che sono a prezzi costanti, hanno preso come riferimento per esempio qua quelli del 2015, ma è irrilevante, stiamo facendo una visione qualitativa del grafico. Dice che queste, lo dice il titolo stesso del grafico, che queste sono le spese della NATO europea, quindi i paesi europei che fanno parte della NATO più il Canada. Mancano un po' di paesi, mancano gli Stati Uniti, manca la Turchia. Potrebbe mancare anche, no, il Regno Unito penso che ci sia, perché parla di Europa, non di Unione Europea. Quindi mancano gli Stati Uniti in questi dati principalmente, mancano ovviamente anche i turchi, peraltro che nella NATO sono forse tra quelli più armati. Ma voi dite, allora questo grafico non dice quello che lui vuole dire. Questo grafico non fa vedere l'andamento delle spese militari della NATO dal 1989 ad oggi, no, fa vedere l'andamento delle spese militari dei paesi NATO europei insieme al Canada dall'89 a oggi, il che è ben diverso. Mancano un sacco di soldi, dopo vi faccio vedere quanti ne mancano, però prima di arrivare lì facciamo finire a parabellum di dire quello che vuole dire, perché per non farsi mancare nulla lui prende questo grafico che esprime la spesa in termini di valore assoluto, quindi in miliardi di dollari, per intenderci. Non è un grafico che mostra l'andamento della spesa militare in rapporto al PIL, al prodotto interno lordo. È un grafico in valore assoluto, quindi i numeri sono miliardi di dollari. Ok, arriviamo al picco, qua il fondo scala è 375 miliardi, quindi siamo intorno ai 60 miliardi di dollari. Bene, però per non farsi mancare nulla, poco dopo, lui, per dire e far vedere che mentre la NATO spendeva sempre meno, la Russia spendeva sempre di più, prende il grafico della spesa della Russia rapportato in percentuale al PIL e quindi ti fa vedere, vedi, la NATO spendeva sempre meno. Sappiamo che i paesi europei spendono meno del 2% del PIL, e quindi non confronta il grafico di prima, mele con mele e pere con pere, no, confronta mele con pere, perché prende da una parte i valori assoluti di spesa in difesa solo dei paesi europei, dicendo a voce che parla della NATO, e quando parla della Russia prende il grafico di spesa in rapporto al PIL. Questi valori che vedete qui non sono in termini di miliardi di dollari, sono in termini di punti percentuali del PIL, e ti fa vedere che al picco massimo la Russia raggiunge il 5.4% del PIL, quindi la Russia spende sempre di più, si fa fatica anche a leggere, ok? Spende sempre più soldi, qua se c'è la Georgia, Crimea 2014, Georgia 2008, quindi ti fa vedere che in realtà già dagli anni 2000 la Russia inizia a prepararsi alla guerra spendendo sempre di più. Conclusione, diciamo, dell'analisi dei dati: praticamente i dati incontrovertibili dicono che la Russia spendeva sempre più soldi perché si preparava alla guerra, la NATO ne spendeva sempre di meno, e adesso ditemi voi chi è che abbaiava alle porte di chi. Questi numeri servono per dire al direttore Marco Travaglio, che non sa replicare perché non li guarda neanche, o forse non li sa leggere, o non lo so, servono comunque per dirgli: guarda che i dati contraddicono chi dice che la NATO ha provocato la Russia. I dati dimostrano che non è così, dimostrano che semmai è la Russia che si preparava alla guerra e non la NATO. Bene, questi dati però, come vi ho fatto vedere, hanno un sacco di problemi. Innanzitutto i dati sono, per quello che dovevano spiegare, falsi, nel senso che i dati sono veri,
però non puoi spacciarmi un grafico della spesa solo dei paesi europei della NATO, parlando della NATO nel suo complesso come se questo fosse rappresentativo della spesa in difesa della NATO, visto che la NATO è al 98% Stati Uniti d'America. Non puoi togliere gli Stati Uniti d'America da questo conto. E dall'altra parte non puoi paragonare mele e patate, prendendo da una parte un grafico in termini assoluti e dall'altro un grafico in percentuale di PIL. Ma dopo ci arriviamo anche alla questione del valore assoluto della spesa rispetto alla spesa in termini di percentuale rispetto al PIL, visto che qualcuno mi ha già deliziato con nuove stronzate su questa faccenda. Allora vi faccio vedere un altro grafico. Anche qui la fonte è la migliore possibile, visto che è uno che fa parte di quel mondo. Parliamo del solito nostro amico Matteo Villa. Ok, poi potete verificare i dati, in questo caso sono corretti e riportati fedelmente. I dati sono infatti non dell'ISPI ma del SIPRI. Dopo vi faccio vedere anche il SIPRI, tranquilli, ho tutte le fonti. Bene, questo è il grafico della spesa in difesa dal 95 fino ad oggi di Stati Uniti, linea gialla, NATO europea, esclusa la Turchia, quindi questo era il grafico di Parabellum, questo grafico color petrolio. In arancione abbiamo la Cina e in rosso abbiamo la Russia. E qui la storia raccontata sembra molto diversa, o sbaglio? Vi sembra la stessa storia raccontata da Mirko Campochiari, youtuber noto come Parabellum? A voi sembra che racconti la stessa storia? Di fronte a questo grafico qualcuno direbbe: ma dall'89 gli occidentali, la NATO spende sempre meno e la Russia spende sempre di più, quindi non si può dire che la NATO possa essere stata percepita come pericolosa dalla Russia, perché infatti spende sempre meno? Qualcuno di voi avrebbe il coraggio di dire questa cosa? Credo che nessuno avrebbe il coraggio di dire questa cosa, prendendo i dati per intero, andando ad analizzare anche quello che è la spesa militare americana. Questo grafico racconta una storia ben diversa da quella che ci era stata propinata dallo youtuber Mirko Campochiari durante la puntata Scontro agguato con Marco Travaglio. È proprio tutta un'altra storia, o meglio, è la storia opposta. È come se uno ci avesse raccontato la storia di Cappuccetto Rosso dicendoci che è la bambina che si è mangiata il lupo facendosi il barbecue con lo zio. Poi uno va a scartabellare e scopre in realtà che nella storia è il lupo che se magna la bambina. Sono proprio due canovacci opposti e inconciliabili. Solo che uno è parziale, perché il grafico che viene usato qua è parziale, non mostra tutti i dati a disposizione, mostra solo quelli che fanno comodo. L'altro grafico invece è completo, nel senso che ti mette sia la NATO sia gli Stati Uniti, e manca ancora la Turchia, ok? Quindi se consideriamo questa spesa irrilevante, diciamo in termini qualitativi, nel senso che è quasi costante vista così, vista schiacciata da questi numeri, è quasi costante sebbene in leggero aumento, ma facciamo finta che sia costante, se la sommiamo alla spesa in difesa degli Stati Uniti, fate uno sforzo matematico, voi sommate una costante ad una variabile che non è costante, cosa ottenete? Lo stesso profilo qualitativo, perché semplicemente spostate i punti più in alto. E vi sto facendo un favore, perché altrimenti dovrei considerare che sì, in qualche punto non è costante perché diminuisce e va bene, ma soprattutto aumenta. Principalmente aumenta, cioè se prendiamo gli intervalli, anche qui fate uno sforzo matematico, in cui questa curva aumenta, ha un andamento monotonico crescente, e isoliamo invece le porzioni in cui ha un andamento decrescente, che sono questa piccola porzione qua e quest'altra qua, praticamente vi sto aiutando dicendovi che la possiamo considerare costante. Ok? Perché sono molte di più le porzioni in cui cresce rispetto a quelle in cui decresce. Ok? Quindi
L'andamento qualitativo delle spese complessive dei paesi NATO tutti inclusi in realtà è molto simile a quella curva gialla degli Stati Uniti. Ok? Bene. Come vedete, iniziano a spendere sempre di più a partire dal 2001, quindi siamo attorno all'11 di settembre, e la spesa passa da 500 miliardi di dollari a prezzi costanti, ovviamente, a più di 900, quindi praticamente raddoppia. La spesa militare americana raddoppia fino al 2011, poi effettivamente scende fino al 2016 circa, se non mi inganna la scala, e poi ricomincia a salire. Ok, ora vi faccio notare che praticamente nei punti in cui la spesa americana tocca dei minimi relativi, ok, è comunque circa 10 volte la spesa russa. Ok, quando qui è al minimo assoluto, è al minimo assoluto anche la spesa russa. Qua siamo ai dati dal 95. Quando qui è ad un minimo relativo la spesa americana, è a un minimo relativo anche la spesa russa. Siamo al 2018, credo, 2017-2018. Bene o male, siamo sempre con un ordine di grandezza di un fattore 10, cioè ad un ordine di grandezza di distanza. La Russia spende 100, gli Stati Uniti spendono 1000. O più, perché quando arrivano al loro punto di massimo assoluto, la Russia non è al massimo assoluto. Ok? Quindi, purtroppo, questo grafico dice una storia diversa. E questo grafico, secondo me, è molto esplicativo. Tanti fanno questa contestazione, però dicono non è vero. L'unica cosa che conta è la spesa in rapporto al PIL, perché gli Stati Uniti spendono quanto? Il 3,5% del PIL, il 4% del PIL, adesso non ho il dato perché è irrilevante. La Russia spende il 5,7%. Sì, perfetto. Allora, facciamo una premessa generale che deve valere sempre e comunque. Analizzare la spesa militare è un parametro cretino. Questo Mirko Campochiari dovrebbe saperlo, visto che è un analista militare, dice di essere un analista militare, dovrebbe sapere che ci sono, diciamo, dei fattori che fanno sì che la spesa militare sia un parametro assolutamente irrilevante. Perché voi dite? Ma in realtà è molto semplice la faccenda, è a portata di chiunque capirla, perché un chilo di patate negli Stati Uniti, se andate al supermercato, non costa quanto un chilo di patate in Russia. Ok? Quindi ci sono delle grosse differenze. Per essere più precisi, se volete, vi mostro una cosa diversa, che è questa. Il costo del salario. Guardate quanto costa mediamente in dollari pagare uno stipendio negli Stati Uniti e quanto costa mediamente in Russia. È ridicolo il paragone. Negli Stati Uniti costa, bah, anche qui non dico che siamo a 10 volte, ma qualcosa di simile comunque. Ok? Guardate la Cina. Gli unici paragonabili, e comunque svettano su tutti gli americani, gli unici paragonabili forse sono i tedeschi, ma comunque costa meno uno stipendio in Germania che negli Stati Uniti. In Russia praticamente ci fai lavorare 10 persone con quello che in America ne paghi una. Se poi volete prendere il costo energetico, qui la differenza è molto meno marcata. C'è anche questo grafico, se volete. Il costo dell'energia americano è comunque più elevato di quello russo e cinese. Non di tanto, non di così tanto, ma un poco di più lo è. Ok? Gli europei su questo proprio sono quelli messi peggio, nel senso che il costo energetico europeo è folle. Assolutamente folle. E quello sì, svantaggioso per noi. Ora, il concetto è sempre lo stesso: se tu torturi i numeri per un tempo sufficiente, gli fai dire quello che vuoi, e però non è onesto. E soprattutto, sapete cos'è non è onesto? Non è onesto spacciare una certa storia che questi numeri raccontano, una certa interpretazione dei fatti. Davide Gamba, grazie mille. Non è onesto spacciare una certa rappresentazione dei fatti e una certa, diciamo, storia derivata da questi fatti come se fosse la verità, perché lo dicono i dati.
i dati ti dicono quello che vuoi, se li sai mettere in un certo modo. Figurati se ne nascondi alcuni. Figurati se ne prendi solo una parte. Ti dicono quello che vuoi con ancora più facilità. I dati. Non mi sembra onesto utilizzare questo metro per dire quello che dico io è incontrovertibile. Non è così, come vedete. Ma non ho finito. Non ho finito. Tanti dicono non c'entra, c'entra solo la percentuale del PIL. Allora, vi ho mostrato che certamente di per sé l'analisi sulla spesa è un'analisi stupida, di livello giornalistico infimo. Figuriamoci che livello di analisi militare possa essere un'analisi militare che si basa sulla spesa in difesa, sapendo che un C5 Galaxy americano, andatevi a vedere la puntata che ho fatto sugli aerei da trasporto, costa 5 volte di più degli aerei da trasporto russi dell'Antonov, che porta però 4 volte il suo peso, cioè 2 volte il suo peso. È chiaro che se tu devi distribuire prebende, devi pagare stipendi agli amici degli amici, devi fare il favore al senatore che deve portare lavoro nel suo distretto, spendi un sacco di soldi. Quindi uno potrebbe contestare che spendere tanti soldi, e gli americani che spendono così tanti soldi, però non sono così efficienti magari come lo sono i russi. Ma infatti tutti questi dati infatti vanno presi così, vanno discussi. Sono analisi, sono tentativi continui di dare delle interpretazioni e dei dati su dei fenomeni che non possiamo conoscere in maniera meccanico-scientifica, perché non è come prendere una pallina e farla cadere e fare delle misure. Queste cose sono peraltro in gran parte segrete, o dovrebbero essere segrete, e in gran parte lo sono, e quindi noi non sappiamo esattamente questi soldi in cosa sono stati spesi, come, quando e perché, e non lo potremo mai sapere con certezza. E quindi chi si occupa di queste cose di solito, se lo volesse fare in termini realmente scientifici e realmente onesti intellettualmente, non si potrebbe mai permettere di dire è così perché il dato dice questo, ne dovrebbe dare una sua versione per quanto più possibile, per l'appunto, con la massima trasparenza e onestà, e dire secondo me con questi dati si vuole dire questo, vuole dire quello, vuole dire quell'altro. Questo prendendoli per intero, senza prenderne solo una parte, spacciandoli per il tutto, perché già così sono molto difficili da utilizzare per affermare qualcosa con certezza. Figuriamoci se poi tu ne prendi solo una parte, spacciandola per il totale. È chiaro. Questo per dire però che innanzitutto noi iniziamo a paragonare, se vogliamo, le spese in termini assoluti, perché è vero che ci sono differenze negli stipendi, nel costo dell'energia, che possono avvantaggiare un paese o l'altro, ma è pur vero che questi paesi spendono comunque quantità che sono ordini di grandezza diverse, e quindi in rapporto alle capacità americane gli americani spendono comunque molto più dei russi in termini assoluti. Ci si aspetta quindi che dall'altra parte, a prescindere dalle inefficienze dovute alla corruzione, alla politica, ai costi delle materie prime, ai costi energetici e ai costi degli stipendi, ecco, non ci si aspetti di trovarsi di fronte un esercito di cartapesta. In altri termini, ci si aspetta che da parte russa vedere un riarmo così marcato americano, sempre considerandolo, se volete, anche magari mediato da tutte queste cose che vi ho detto, sia comunque un problema affrontarlo, tant'è che Putin stesso qualche giorno fa, credo l'altro ieri, ha dichiarato: ma come pensate che io possa attaccare la NATO? Noi spendiamo della spesa totale del mondo in difesa meno del 4%, la NATO spende il 39%. Il dato peraltro è confermato, ok? Il dato lo trovate per l'appunto su SIPRI. Questa è la torta mondiale di spesa per difesa. Ok, questa grande fetta è gli Stati Uniti, 39%, cioè nel mondo gli americani spendono quasi la metà di quello che tutto il mondo spende per le armi. In America le spendono 13% in Cina. Ecco qua la Russia,
3,9%, 10 volte meno degli Stati Uniti. E mi volete raccontare che la NATO ha solo dismesso e speso sempre di meno dall'89? Ora, quello che si può dire, e che è corretto nell'analisi di Mirko Campochiari, se fosse stata resa in maniera palese e trasparente, è che l'Europa è completamente disarmata, e questo è vero. L'Europa lo è, ok? L'Europa lo è, perché questo grafico rappresenta per davvero quello che Campochiari non dice, ma mostra a schermo, e cioè la spesa della NATO, dei paesi europei, più il Canada. Ora, su questo io ci ho fatto anche una serie che si chiama Siamo disarmati, per l'appunto, per mostrarvi come è vero. Questo è assolutamente vero. Ora, c'è un problema però. Dobbiamo decidere, e questa è questione di dibattito politico e anche storiografico, se volete, dobbiamo decidere se la NATO è davvero un'alleanza difensiva di paesi paritari o se la NATO è uno strumento della politica estera americana. Ecco, considerato il fatto, se volete potete andarvi a cercare su Google News le notizie, che la ratifica dell'ingresso dei paesi NATO appena entrati, Svezia e Finlandia, è stata fatta a Washington presso il governo americano dal Ministero della Difesa, dal Dipartimento della Difesa, dal DOD, direi che la risposta è abbastanza chiara. Ok? La parola definitiva anche sull'ingresso dei paesi nella NATO ce l'hanno gli Stati Uniti d'America. Non ce l'ha il segretario generale, l'assemblea generale. Ce l'ha l'America, il governo americano. Ora, pensare che l'alleanza NATO sia semplicemente un'alleanza difensiva tra stati di diritto paritario tra loro mi sembra abbastanza ingenuo. Se non volete pensare che sia ingenuo in termini politici, mi può anche andare bene, però guardando i numeri è ingenuo in termini di spesa. Facciamo finta che questa sia una società dove inizialmente siamo tutti pari, è indubbio che chi spende di più però avrà più voce in capitolo, se non altro perché ha molti più carri armatini degli altri. Ok? Ora, le decisioni sulla politica estera americana impattano sull'Europa? Mi spiego meglio. Le decisioni americane, per esempio, sulla politica nei riguardi dell'Ucraina hanno impattato sul corso degli eventi in Ucraina e quindi hanno condotto alla guerra, o comunque hanno avuto un ruolo in questa guerra, nella dinamica che ha portato alla guerra? A mio avviso direi di sì. Non solo, potremmo discutere di altre cose, volendo rimanere, diciamo, nell'ambito di chi abbaia a chi, potremmo parlare del sistema Aegis messo alle porte della Russia, ma lasciamo stare quello. Occupiamoci soltanto di questi numeri qua, visto che sono stati utilizzati questi per dire delle cose che sono, si sono trasformate poi delle fake news. Io credo che la politica americana abbia un peso enorme nella dinamica dei fatti, e non gli sto imputando una colpa o una responsabilità. Non è un giudizio morale, è un giudizio banalmente oggettivo. La politica estera americana, la gestione dell'Ucraina da parte americana, è decisione che si prende grazie a Dario Villa all'interno della Casa Bianca e ha un impatto diretto su questa guerra. Quindi, in altri termini, gli americani avrebbero potuto decidere di far smembrare l'Ucraina, di abbandonarla a se stessa, di non armarla o neanche di proporle di entrare nella NATO, e la guerra non ci sarebbe stata. Quindi, in base a questo ragionamento molto elementare e molto logico, a me della spesa in difesa interessa la curva degli Stati Uniti. Questi paesi potrebbero spendere zero. Sapete quale sarebbe il risultato se l'Europa spendesse zero e gli Stati Uniti continuassero a spendere quello che spendono? Il risultato non sarebbe che non siamo una minaccia per la Russia perché gli europei spendono zero. Se gli europei spendessero zero e gli americani spendessero mille, il risultato sarebbe che le armi americane nei paesi NATO sarebbero comunque minacciose, secondo la Russia, se messe ai loro
paesi confinanti come l'Ucraina, la Georgia, eccetera, sarebbero comunque armi che rappresentano una minaccia esistenziale, ci sarebbe comunque una guerra, ma l'Europa affiderebbe la sua difesa e quindi anche la sua politica estera agli Stati Uniti. In altri termini, il fatto che l'Europa non sia armata non determina una mancata minaccia nei confronti della Russia, determina una mancata indipendenza dell'Unione Europea e dei paesi europei. Quindi il grafico che fa vedere Mirko Campochiari in ultima analisi, per quanto giusto se considerato non come lui lo spaccia, ma come grafico che rende conto di quello che è, e cioè delle spese militari dei paesi europei, mostra un'Europa che è assolutamente al servizio degli Stati Uniti, in quanto non autonomamente armata. Ed è questo quello che io denuncio nelle mie serie Siamo disarmati. Chiaro? Spero di sì. Prima di chiudere, vorrei fare un'ultima chiosa, visto che tra le varie cose che mi vengono costantemente scritte, ripetute a pappagallo da gente che non ha capito nulla, che ha dei problemi anche di comprensione dell'italiano, proprio di da parte di illetterati, io credo, un'altra cosa che mi viene imputata è il mio anti-americanismo presunto. Io sarei anti-occidentale e anti-americano. Ma è interessante, detto a uno che ha già dichiarato pubblicamente diverse volte che sta lavorando per mettere via il capitale necessario e per potersi permettere di trasferircisi negli Stati Uniti. Poi vediamo come andrà avanti la dinamica storica, però l'obiettivo è quello, fino a che non cambia. Ora, se fossi un comunista da centro sociale con le zecche addosso, i piedi sporchi, forse non desidererei questo, di potermi trasferire in un qualsiasi stato americano, purché sia in America e fuori dall'Unione Europea, che io penso destinata alla devastazione. Se la pensassi come mi viene imputato, vorrei andare da qualsiasi parte tranne che lì. Quindi questa è proprio ignoranza e stupidità, è semplicemente incapacità di capire che, per quanto uno possa essere americanista come io sono, filo occidentale come io sono, quello che vi stiamo contestando non è l'essere troppo americani o troppo occidentali, ma è l'esserlo troppo poco, tra l'altro, perché il mondo si sta, da questo punto di vista, rovesciando. Cioè, io sono più americanista di voi, molto di più, sono molto meno anti-americano di quanto non lo siate voi che mi imputate di essere anti-americano. Purtroppo è questa un'altra realtà inquietante di cui devo prendere atto, e quindi devo respingere anche questa idiota accusa, ma basterebbe seguirmi per più di mezz'ora per capirlo. Ma questo non penso valga neanche la risposta. Spero di essere stato chiaro. Grazie mille Alessio Perpenti, molte grazie. Spero di aver reso un servizio, visto che c'è una fake news spacciata da un sacco di gente che la ripete a pappagallo senza capire i fatti, propagata per la prima volta dallo youtuber Mirko Campochiari nel corso dell'intervista, scontro, agguato, chiamatelo come volete, a Marco Travaglio, che non stimo minimamente. Era giusto farvi vedere i dati veri, che cosa dicono e che cosa dicono, insomma, il complesso delle informazioni che abbiamo a disposizione. Spero quindi che vi sia più chiaro adesso il quadro generale. Spero quindi che vi sia chiaro che non è vero che la NATO ha speso sempre di meno dall'89 fino ad oggi. Anzi, ha speso sempre di più dal 2001 fino ad oggi, se consideriamo gli Stati Uniti. Spero che possiate farvi un'idea per approssimazioni successive sempre più precisa. Io in realtà me la faccio con voi, nel senso che qua, ripeto, chiunque si proponga come colui che detiene la verità e spacci il proprio pensiero come verità perché ci sono dietro fatti, dati e informazioni, è un illuso, forse un manipolatore, ma questo lo può sapere solo chi dice queste cose, noi non possiamo saperlo. Ma delle due l'una, non ci sono altre alternative: o si illude di sapere, non avendo
a disposizione le informazioni per sapere per davvero, o sa di non sapere e prende quello che gli viene comodo tralasciando il resto perché ha deciso di sposare una certa narrazione. Noi non sappiamo quale sia la verità. Sappiamo però che possiamo impegnarci ogni giorno per cercare di raggiungerla. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Ci fermiamo un po' prima, visto che le puntate di questa settimana sono state già molto lunghe, ma ci vediamo questa sera alle 18. Oggi è venerdì, riusciamo oggi finalmente a farlo. Facciamo il fuori dalla scatola alle 6 di sera, alle 18. Ci vediamo qui, dove rispondo alle vostre domande, visto che non lo faccio durante le puntate del Pantoprazzolo perché è troppo lunga e non si riesce, ma vi dedico uno spazio tutto vostro, il fuori dalla scatola di questa sera. Andate ovviamente sul mio sito web, andate su nonocapito.it, vi ripeto, se volete c'è la lista Amazon, ma è più importante che prima vi abboniate. Il canale non ha sponsor e i miei sponsor siete voi, solo voi. Abbonarsi costa 1,99€ al mese, quindi un caffè e mezzo al mese, e con questo mi potete sostenere, io mi accontento di poco. Quindi vi ringrazio, ovviamente fate conoscere a tutti i vostri amici il Pantoprazzolo. Grazie per essere stati con me anche oggi e come sempre, Amen and a Woman.